Buongiorno, allora siamo in Auto 90, oggi parliamo di alto di gamma, parliamo di Skoda Superb. Dico bene Luca? Buongiorno, sì, della Buongiorno. Superb, dell'alto di gamma, dell'ammiraglia, del gruppo Del Skoda. gruppo Skoda. Allora, diamogli un'occhiata, dimmi un po', Sì. quali sono le caratteristiche principali di questa ammiraglia? Posso, diciamo bene, sì. Giustamente è un'ammiraglia. Allora, Guarda, ti innanzitutto, vengo vicino perché sennò non ti sento. se guardiamo le linee esterne, vedi ovviamente è una versione station, quindi una versione sia familiare che adatta agenti o mercato comunque flotte, gamma delle flotte. Questa che abbiamo qui nello specifico è una TDCI 4x4, quindi ha quattro ruote motrici già integrali, quindi in automatico la macchina gestisce lo scambio tra ruote anteriori e le posteriori, quindi tutto in automatico. Questo ci permette di ridurre i consumi nel caso che non ci occorrono le quattro ruote motrici. Partiamo da una gamma motore 1.6 fino ad avere la gamma 2.000, 140 cavalli, 170 cavalli. L'interno ovviamente, lo puoi vedere subito, è un interno spazioso. Abbiamo già la pelle su questa versione, quindi qui siamo proprio sulla full optional, Diego. Questo c'è di tutto. Esatto, clima automatico, navigatore, clima automatico anche quadri zona, quindi il posteriore puoi regolare tranquillamente la temperatura per i passeggeri. Bocchette laterali, quindi hai anche il comfort di avere un clima separato tra il lato guida e il lato passeggero e i passeggeri posteriori. A livello di motorizzazioni, ripeto, c'è un discorso sia di quattro ruote motrici che di versione normale o lo stesso la versione a benzina. Una particolarità dell'allestimento, di questo allestimento, quindi siamo sul top di gamma, è anche la radica all'interno, quindi le rifiniture ti faccio notare questi piccoli particolari della qualità e soprattutto dell'aspetto anche estetico che mette Skoda nella produzione delle auto. La radica all'interno, gli interni con la pelle separata, quindi hai tre fasce di seduta. Questo serve esclusivamente perché una parte di pelle unica fa sì che la pelle dopo un po' si rovini, cioè si stenda, mentre così rischi la pelle, cioè la pelle rimane comunque nella sua posizione originale. A livello poi, dimmi, se vuoi di esterno hai comunque. Sto guardando quelle che sono le caratteristiche dei pneumatici, se mi puoi dare qualche informazione. Cosa abbiamo Allora, qua? guarda, qui è un pneumatico 225 40 cerchi da 18 92 Y, quindi un pneumatico comunque d'alta gamma lo stesso perché è un cerchio da 18, possiamo montare cerchi da 17. A seconda della configurazione hai un tipo di raggio diverso, quindi un disegno sostanzialmente del cerchio. Quattro freni a disco, Disco. anteriori e posteriori, questo è per Skoda è assodato, ma Assodato. puntualizziamo. Rischio di essere ripetitivo, ma Dimmi. ABS, EBD, controllo di tutto quello che può Tutto, essere, c'è tutto c'è tutto e di più. e di più. Hai Sicurezza. sicurezza, airbag frontali, laterali, a tendina, quindi hai dai 6 agli 8 airbag, quindi la protezione totale e la sicurezza. Macchina con barre di rinforzo laterale, quindi hai comunque la protezione in caso di urto laterale e di antisfondamento ovviamente. Se guardiamo il bagagliaio, così riusciamo anche a vedere lo spazio all'interno. Ci permette sia di avere comfort per la famiglia con dei bambini anche piccoli, quindi possibilità di caricare giochi, biciclette già direttamente, sia il rappresentante o la ditta che deve fare comunque trasporto di materiali o altro. Esiste anche la versione autocarro, quindi già omologabile direttamente dalla casa produttrice per chi ovviamente con la partita IVA ha necessità di una fiscalizzazione con l'autocarro. Autocarro. Ci sono delle funzionalità particolari per quanto riguarda il bagagliaio? Vedo Sì, che c'è veramente. noti esatto questa particolarità di avere, adesso te lo sistemo nella parte superiore, aspetta un Sì, secondo, eppure. questo l'hanno bloccato, hai la possibilità di avere dei ganci ferma bagagli, Ah, ok? Quindi ad esempio devo posizionare dei bagagli direttamente, li puoi montare nella parte che vedi praticamente lì, oppure devo, sì. penso, anche la famiglia, vado a fare la spesa, non ho la spesa che mi sbatte praticamente all'interno del veicolo. Cassetti, portaoggetti posizionati lateralmente, quindi hai sia il kit del pronto soccorso, che già come Skoda sai, sono
su tutte le vetture viene dotato del kit pronto soccorso, quindi già, diciamo, così predisposto, inserito all'interno dell'auto nuova. Perfetto. I sedili vedo che sono ribaltabili, c'è anche la possibilità eventualmente di aprire la parte centrale, no? Nel caso in cui c'è necessità di un carico particolare, mi viene in mente un paio di sci piuttosto che insomma diciamo oggetti di quel genere. Praticissimo, anche se magari devi lasciare degli oggetti preziosi, se ti fermi in autostrada apri quello senza bisogno di aprire il bagagliaio, metti gli oggetti, comunque richiudi e nessuno si accorge insomma di questo movimento che viene fatto. La sicurezza prima di tutto. Prima di tutto. Poi la tendina è richiudibile, quindi è la tendina semirigida, la sganci tranquillamente in due posizioni. Ah. Puoi ad esempio, che ne so, caricare qualcosa che comunque occupa uno spazio più alto e vedere la possibilità comunque di coprire lo stesso la tendina. Okay, quindi basta semplicemente ripiegarlo un attimino e si sgancia. Esatto. Oppure si riaggancia. Per quanto riguarda invece il discorso di garanzia, come garanzia? La garanzia è sempre 2 anni, poi per l'apertura, come già ti avevo accennato, il nuovo concessionario, noi diamo in omaggio 4 anni di garanzia fino a 60.000 km. Quindi fino veramente a 4 anni di garanzia per questo diciamo periodo di promozionale. Esatto. iniziale solo fino a giugno. Fino a giugno, però esatto. È importante, insomma 2 anni di garanzia in più è un bel valore aggiunto insomma che l'Auto 90 può dare ai propri clienti almeno in questa fase di lancio. Va bene, okay. Luca, ti ringrazio, a presto, alla prossima, ciao.